Allora, vi avevo promesso che sarebbe stato con noi il vincitore di Amici 2022. Lui è Luigi Strangis. Vogliamo provare a vedere se c'è? Eccolo! Ciao Luigi, buonanotte. Ti faccio fare le ore piccole. Allora, Luigi è un ragazzo che è partito dalla Calabria. Fino a quando ha vinto Amici era un ragazzo qualsiasi, come tanti, con un sogno nel cassetto. Poi ha vinto Amici ed è diventato veramente l'idolo soprattutto di questa generazione, ma diciamo di tutti. Allora, prima che succedesse tutto, cioè proprio a botta calda si direbbe, no Luigi? Tu hai scritto su Instagram che era troppo, era un'emozione troppo forte. Ora un po' di giorni sono passati, come ti senti? Di la verità. Allora, diciamo che sto piano piano capendo tutto quello che è successo. Ci sto mettendo giorni perché l'emozione è davvero molto grande. Quindi ci vuole ancora un po' di tempo, secondo me, però sto iniziando a lavorare, sto vivermela tranquillamente e a capire tutto quello che mi sta accadendo. Che ti sta accadendo intorno. Luigi, allora, abbiamo detto che tu hai questo sogno fin da bambino, no? Però hai anche dichiarato, io lo dico perché tu lo hai voluto dire per primo, anche una malattia, perché tu sei diabetico. E quindi mi viene in mente di chiederti, questa è una domanda da mamma, no? Come gestisci le emozioni che possono anche farti male, no? Rispetto alla tua patologia? Hai qualche trucco oppure magari, non so, ti fermi a pensare? L'idea che mi dai è quella di un ragazzo molto analitico, un ragazzo che mette la testa sulle cose, giusta o no? Sì, no, è vero, sono abbastanza, sì, molto razionale, cerco di capire quello che mi sta succedendo, cerco di vivermi comunque le emozioni e ho imparato dentro il mio percorso a vivermele senza nasconderle, perché a volte si tende a, come nel mio caso, a nascondere le mie emozioni, però in realtà fa più male che bene e l'ho imparato qui. Sì. Allora, la tua famiglia, a cui io mando un bacio, alla mamma Emanuela, che è una donna bellissima, papà Giovanni, tuo fratello Aldo, che ha 3 anni più di te, tu hai 21 anni, ti ha sostenuto in tutti i modi e non era scontato. Senti Luigi, i ragazzi ti vogliono fare delle domande. Partiamo subito da qui, vai. Allora Luigi, sappiamo tutti che tu sei un autodidatta e arrivare già dove sei arrivato non è da tutti. Ma hai pensato di intraprendere una carriera, diciamo, professionale nello studio della musica? Ah, interessante! Allora, diciamo che io ho iniziato a studiare musica da quando ero piccolo con la chitarra e poi pian piano ho continuato a studiare degli strumenti che non fossero la chitarra, però da soli. Per quella di iniziare ad intraprendere un percorso professionale, diciamo che magari è un'idea, però al momento mi sto concentrando molto sul percorso che appunto dovrò fare e c'è tanto lavoro da fare, sicuramente, però avrò modo di studiare. Certo, non sono un ragazzo che non smetterà mai di imparare, penso che non si smetta mai di imparare. Bravissimo, veramente. Allora, da quest'altra parte invece che domande ci sono? Ciao Luigi, piacere, sono Lorenza. Io ti faccio una domanda un po' più intima, un po' più personale. Tienimi stanotte, dedicata a qualcuno, sei innamorato? In realtà è una dedica a me stesso, e quella è la dedica di lasciarmi andare, di vivermi le cose e di restare libero, di non programmare le cose, perché a volte sai, si tende, no, a creare delle aspettative, oppure a pensare troppo. Invece è una dedica a me stesso a lasciarti andare. A lasciarti andare. Adesso tienimi stanotte. Grazie Luigi. La prima cosa che penso quando mi sveglio, mi infilo i vestiti e sembro te. Ho ancora la tua pelle addosso sulle ossa, il tuo inchiostro addosso sulle ossa. La prima cosa che penso quando ti incontro, riscelgo te. Ho ancora il mio sbaglio addosso sulle ossa, il tuo sbaglio addosso sulle ossa. E niente così, niente così, na na, niente come noi, na 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 na. Niente così, niente così, na na, niente come noi. Tu tienimi stanotte, domani non lo so,
ma chi se ne fotte, no, tu tienimi stanotte. Luigi, la canzone era veramente bellissima, i ragazzi qui ti vorrebbero abbracciare, ma ci devi promettere di venire in studio, perché noi ti aspettiamo qui e commenteremo tutti i tuoi grandi successi.